Oggi parliamo della fine del restauro della Fontana del Nettuno, un nuovo inizio per il nostro gigante che l'amministrazione comunale ha realizzato insieme, in equipe, davvero una bella squadra, con uno straordinario gruppo di lavoro composto da 5 dipartimenti della nostra università, dall'Istituto Superiore di Conservazione e Restauro di Roma, dalla Soprintendenza alle Belle Arti, all'istituzione dei musei. Un ringraziamento di cuore al resto del Carlino, che attraverso un'intensa campagna giornalistica ha suscitato il problema del restauro e ha accompagnato gli sforzi di noi tutti. Uno sforzo che si è dapprima concretizzato nella grande generosità che l'intera città, dalle associazioni economiche e culturali alla campagna di raccolta fondi lanciata dal Carlino, ai singoli cittadini, ha permesso di aggiungere 550.000 euro ai 450.000 stanziati dal Comune e così raggiungere il 1 milione di euro, che a sua volta ha permesso la realizzazione di questo eccellente restauro, credo lo possiamo dire senza falsa modestia, frutto di studio, ricerca, impegno, lavoro e passione. Ritrovare un sentimento importante che forse troppo spesso dimentichiamo: l'orgoglio di essere bolognesi. Bentornato, gigante. E adesso diamo la parola al magnifico rettore Francesco Ubertini. Grazie. L'inaugurazione di oggi sia il modo migliore per salutare questo anno, per molti aspetti speciale per la nostra città, e aprire un nuovo anno accompagnati da un gigante di nuovo sveglio. E non ho detto nulla sulla qualità del risultato, perché quello adesso starà a voi giudicarlo tra poco. Grazie. Grazie, magnifico. Andrea Cangini, direttore del Resto del Carlino, prego. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Lo ricordo benissimo quando tutto è cominciato nel marzo del 2015. Ci siamo interrogati a lungo se avviare questa campagna. La cifra che si richiedeva era una cifra imponente da raccogliere sulla sola Bologna, oltre 700.000 euro. Ci siamo chiesti se e in che misura saremmo riusciti nell'impresa. Poi, insomma, abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, confidando nella sensibilità dei bolognesi. È evidente che la scommessa è stata vinta e che quella sensibilità si è manifestata. Io credo molto nell'importanza dei simboli, i miti, i simboli sono cose vive, cose che producono i loro effetti nella quotidianità, sugli individui e sulle comunità. Il Nettuno è il simbolo di Bologna, un simbolo deperito in uno stato terribile come era fino a poco tempo fa, alludeva o raccontava qualcosa di sgradevole sulla città, sullo stato di salute della città. Un simbolo restaurato e riportato agli antichi splendori lascia intendere che qualcosa è cambiato e lascia pensare a un futuro migliore, diciamo. E quindi promuovere un'azione che così evidentemente coincide con il bene comune ci dà soddisfazione, ci ricorda che il nostro mestiere non è solo, soprattutto, ma non solo quello di trovare, selezionare e raccontare notizie, ma è anche quello di farci carico dell'interesse generale. Diceva Gaetano Salvemini che beata quella comunità i cui cittadini si riuniscono per aggiustare la fontana sotto casa. Ecco, questo è accaduto. Beata Bologna, grande gigante. Grazie. Grazie a Cangini. Gisella Capponi, direttrice Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, prego. Buongiorno a tutti. Se dopo 25 anni dall'ultimo restauro della fontana è stato possibile ritornare a occuparsi della conservazione di questo straordinario monumento, dobbiamo davvero essere grati al sindaco del Comune di Bologna, che ha immediatamente raccolto l'iniziativa del direttore del Resto del Carlino, che aveva lanciato questo appello a San
salvare il gigante, aprendo una sottoscrizione per la raccolta dei fondi. Raccolta che è stata prontamente seguita appunto dal Comune di Bologna, che ha inserito la fontana in una richiesta di fondi all'interno della legge dell'Art Bonus. E quindi è potuto così partire questa iniziativa recuperando i fondi necessari a questo intervento. Un sentito ringraziamento va al magnifico rettore dell'Università di Bologna, Francesco Ubertini, che ha accolto con grande interesse questo progetto, assicurando la sua attuazione, come è stato detto, con il coinvolgimento di ben 5 dipartimenti dell'Università. E ancora un ringraziamento a tutta l'amministrazione comunale, che fin dal primo incontro del Comitato Scientifico del maggio del 2015 si è adoperata perché il progetto si potesse concretizzare, aprendo 2 convenzioni con il nostro istituto e mettendo a disposizione, mettendo a gruppo di lavoro le strutture tecniche amministrative del comune. E quindi grazie al compagno di viaggio, l'ingegner Fabio Andreon, e l'architetto Manuela Faustini, infaticabile direttore dei lavori, che con Dora Catalano, coordinatrice per la parte dell'istituto, storica dell'arte dell'istituto, e Marco Gaiani dell'università, hanno saputo costituire un team inossidabile, direi, che ha saputo con grande impegno e professionalità assicurare il coordinamento di tutta questa complessa operazione. Si è trattato di un anno e mezzo di intenso lavoro, di una squadra di oltre 150 persone, che consentono oggi di presentare e restituire alla città perfettamente restaurata la grande fontana di Tommaso Lauretti e Gian Bologna, che però da oggi proprio dovrà continuare a essere oggetto di verifiche e cure costanti per non perdere la sua bellezza ritrovata. Le conoscenze acquisite consentiranno di predisporre un piano di manutenzione che comunque dovrà definire la sua tempistica attraverso le verifiche che potranno partire già dalla primavera e dovranno essere programmate con la massima attenzione. Abbiamo voluto avere qui con noi una folta rappresentanza degli allievi della nostra scuola di Roma e Matera e dei tecnici dell'istituto che hanno fatto parte del gruppo di lavoro. E io pregherei tutti i rappresentanti del gruppo di lavoro di uscire dall'ombra, di alzarsi per accogliere il dovuto riconoscimento da tutti noi. Grazie. Adesso è il momento della festa, adesso scendiamo tutti in piazza, utilizziamo il food bonus dell'Ascom e facciamo festa, festa insieme. Davvero grazie a tutti e a tutti. Cinque, quattro, tre, 2, 1, boato. Ecco, l'acqua che va in salita, eccola, viva Zampilla. Il Nettuno è il simbolo di Bologna, è un simbolo riportato agli antichi splendori, prelude a un futuro radioso. Siate orgogliosi di questa città. Questa cosa è stata fatta con un grande lavoro di squadra, è stato fatto insieme dai migliori tecnici e dai migliori ricercatori che ci sono nel restauro di questo paese. Ma si vede. E anche abbiamo imparato, come tradizione di questa città, che 26 anni fa nessuno aveva previsto che ci voleva la manutenzione
ogni anno. Bene, l'abbiamo programmata, quindi sarà curato come deve il gigante. Noi siamo una città straordinaria con della gente normale che lavora insieme. Forza Bologna! Alla televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi